Abbiamo iniziato ormai da 3 mesi ad andare in giro per ogni circoscrizione di questa città. Abbiamo battuto Palermo in lungo e largo a bordo del nostro Lapino, che abbiamo adottato come mezzo ufficiale della campagna elettorale per stare proprio nelle periferie di questa città, nelle circoscrizioni di questa città. Palermo in questo momento ci sta chiedendo e continua a chiederci la normalità. In questo momento a Palermo stiamo assistendo a una certa movimentazione di quell'amministrazione comunale uscente che si sta occupando di dare vita a manifestazioni, iniziative, potature di alberi. Allora noi quello denunciamo. La campagna elettorale non deve essere un buon motivo per fare l'amministrazione ordinaria, la campagna elettorale deve essere un motivo per fare quello che bisogna fare 5 anni di amministrazione. Allora il nostro obiettivo, la nostra idea di Palermo è una città normale, che abbia la luce nelle periferie, che abbia i mezzi di trasporto, Brancaccio, lo Zen, Borgo Vecchio, sono assolutamente abbandonati. Noi rivendichiamo la centralità delle periferie in una Palermo che sta morendo. La critica presuppone il fatto che ci sia un buon grado di democrazia. Allora, se le mie scelte, le mie idee in qualche modo sono criticate e discusse, io credo che questo sia per me una vittoria. Fondamentalmente abbiamo deciso di mettere insieme diverse coalizioni, diverse anime all'interno della mia coalizione, e queste anime si rifanno a un centrodestra che a Palermo non esiste più. Cioè noi crediamo e rivendichiamo con passione, con orgoglio, con veemenza che siamo l'unico centrodestra di questa città. Il centrodestra lo trovate all'interno della nostra coalizione, e non a caso la nostra lista prende il nome Centrodestra per Palermo, al cui interno troverete noi con Salvini, Fratelli d'Italia N e il partito Il Centrodestra, un unico movimento, un'unica realtà per dire che in questo momento storico in cui tutti quanti stanno fuggendo dai partiti, nessuno rivendica più l'appartenenza ai partiti, anzi in questi inciuci tutti quanti non solo non mettono i nomi dei partiti, ma mettono simboli farlocchi.